Sì, buongiorno, buongiorno. Ringrazio intanto la Fondazione Ferrero e i moderatori per questa opportunità e mi scuso di non poter essere presente fisicamente a causa di imprevisti familiari piuttosto seri. Prima di introdurre nel dettaglio il progetto Interceptor, volevo fare alcune premesse che forse aiutano a comprendere le finalità e le modalità storiche in cui questo progetto è stato ipotizzato e poi è cresciuto. La prossima diapositiva. Tutti sappiamo che questa è una malattia che lavora nel buio per molti anni e i vari killer ipotizzati, i vari fattori di rischio ipotizzati, di fatto si confrontano con la presenza di una riserva neurale di neuroni e di circuiti silenti che vengono utilizzati per rimpiazzare quelli aggrediti e distrutti dal processo neurodegenerativo. E questa fase è di lunghissima durata, si parla anche di decenni, che quindi comportano una lunghissima fase preclinica e presintomatica della malattia stessa, che però di fatto è già operativa e già sta producendo danni. La prossima diapositiva. E quindi possiamo ipotizzare varie fasi di situazioni che comportano una cosiddetta diagnosi precoce, accordandoci in qualche modo su cosa intendiamo con il termine di precocità, perché ovviamente nella fase attuale noi diciamo che esiste uno iato temporale tra i primi sintomi e la diagnosi. Se possono continuare a cliccare, che ci sono, ecco, alcune cose che vanno aggiunte. E tutto questo però avviene quando la battaglia tra il processo, il meccanismo neurodegenerativo e il vicariamento da parte della riserva neurale è sostanzialmente già una battaglia finita a favore purtroppo del processo neurodegenerativo. E quindi noi dobbiamo cercare di spostare verso sinistra quanto più possibile per tutta una serie di motivi che a breve condividerò con voi. La prossima. Sappiamo anche che attualmente nelle definizioni internazionali, che sono però molto dinamiche, una quota di popolazione in fase presintomatica e preclinica di malattia viene definita come mild cognitive impairment o disturbo cognitivo lieve in italiano, che è una popolazione che ovviamente è di grande interesse perché, a differenza della popolazione generale di pari età, comporta un rischio di ammalarsi di demenza che è intorno a 20 volte superiore. Quindi è una popolazione ad alto rischio che in Italia è rappresentata, si calcola, da 700-800 mila persone, che sono quindi il bacino da cui la malattia attingerà circa 100 mila nuovi casi l'anno per gli anni successivi alla diagnosi di MCI. L'altro aspetto importante da condividere, la prossima, è che all'interno di questa popolazione, la prossima ancora, poi torniamo su questa per cortesia, che all'interno di questa popolazione l'andamento nei 3 anni successivi non è omogeneo. Una piccola quota, relativamente piccola quota, nell'arco dei 3-5 anni successivi torna addirittura alla piena normalità. Una quota importante che si aggira intorno al 50% rimane in una condizione di MCI stabile per il resto della sua vita e ricordo che la condizione di MCI corrisponde ad una condizione di piena efficienza e di piena normalità complessivamente sul piano cognitivo, sul piano relazionale e sul piano professionale, mentre invece una quota importante, la rimanente quota che si aggira intorno al 50%, converte verso una qualche forma di demenza, prevalentemente una forma di Alzheimer. Quindi all'inizio di questo percorso, all'inizio della diagnosi neuropsicologica di MCI, noi abbiamo davanti un tripode,
soprattutto due possibilità, una situazione di stabilità e una situazione invece di malattia, cioè una quota di queste persone che noi definiamo MCI di fatto è già ammalata di una qualche forma di demenza, ma noi non abbiamo ancora la capacità, da un punto di vista del Servizio Sanitario Nazionale, di discriminare subito quelli che si ammaleranno da quelli che invece non si ammaleranno mai. Può tornare alla precedente. Perché oggi è comunque importante, e lo era anche quando questo progetto è stato ipotizzato, rivolgersi sempre di più a una diagnosi precoce? È importante, dimenticando per un attimo l'ipotesi di farmaci disease modifying, è importante perché quanto prima si interviene sui fattori di rischio collegati sia allo stile di vita, e cito la sedentarietà, cito l'obesità, cito la scarsa attività cognitiva, cito tutta una serie di fattori medici che, se non ben controllati, possono contribuire al meccanismo neurodegenerativo, dal diabete all'ipertensione, alle malattie cardiovascolari, al colesterolo e a quant'altro. Già si sa, ed è stato, diciamo, oggettivamente dimostrato, che un intervento precocissimo su questi fattori di rischio in qualche modo interviene sulla curva peggiorativa di malattia, allontanando l'esordio clinico conclamato e riducendone l'aggressività nel tempo. In poche parole, allunga il periodo di piena o parziale autonomia del paziente, e naturalmente fa risparmiare risorse notevoli di qualsiasi tipo da parte della famiglia e da parte della società. La prossima è ancora un'altra. Quindi, noi ci troviamo di fronte ad una malattia complessa che colpisce l'organo più complesso del nostro corpo, che ha vari stadi. Uno stadio che potremmo definire uno, in cui di fatto è una sinaptopatia, il deficit principale è a livello delle sinapsi, c'è cioè un deficit di trasferimento di informazione, di flusso di informazione, ma sostanzialmente la struttura dell'organo cervello è ancora conservata. Una seconda fase in cui, oltre al deficit sinaptico, inizia una fase importante di neurodegenerazione con perdita di cellule e perdita di circuiti, e poi una fase in cui compaiono i sintomi clinici, ed è di fatto quella in cui noi oggi interveniamo da un punto di vista dell'intervento sui fattori di rischio e dell'utilizzo di farmaci. La prossima. Quindi, in questo contesto, negli anni recenti, può andare avanti in modo da riempire la diapositiva, si è sempre più andata introducendo l'idea di usare, come in altri ambiti medici, ricordo quello oncologico, di usare dei che potessero affiancare la clinica e soprattutto la neuropsicologia, nel riempire quei vuoti di conoscenza per una diagnosi veramente precoce o addirittura presintomatica in soggetti che di fatto hanno già all'interno del loro cervello dei meccanismi di neurodegenerazione in atto, ma che questi ancora non si presentano con evidenze cliniche a causa della presenza di un'importante riserva neurale. E quindi l'utilizzo della PET, per esempio, l'utilizzo della risonanza volumetrica, l'utilizzo dell'analisi nel liquor di vari tipi di sostanze, dalla beta alla tau, l'utilizzo più di recente dell'elettroencefalografia per lo studio della connettività cerebrale, lo studio della genetica, sono stati proposti di volta in volta nell'arco dell'ultimo decennio soprattutto, come dei surrogati che permettano di arrivare ad una diagnosi precocissima, che naturalmente deve essere con la più elevata sensibilità e specificità possibile in questo ambito, in modo particolare perché andare a dire a una persona: guarda che tu sei un paziente che tra qualche anno diventerà demente, significa naturalmente impattare in modo drastico sulla qualità della vita, sulla sua capacità decisionale, sull'organizzazione generale. Quindi
questo tipo di informazione deve essere supportata dal massimo dell'accuratezza e della sensibilità e specificità. La prossima. Possiamo andare ancora avanti, questi sono solo degli esempi che in letteratura poi tutti possono trovare di biomarcatori e non passa settimana che non ne venga proposto qualcuno di nuovo, anche se l'impressione generale è che il singolo biomarcatore non sia in grado di arrivare ad un qualche tipo di informazione sufficientemente accurata. Questo è un esempio di un nostro studio in cui abbiamo voluto abbinare lo studio di connettività cerebrale che da sola ci permetteva di prevedere in centinaia di pazienti con MCI la percentuale di conversione con una sensibilità e specificità al di sotto dell'80%, ma se integrata per esempio con un test genetico sull'APOE, la prossima ancora, le curve ROC salivano ben oltre il 90% di accuratezza. E questo chiaramente è solo un esempio di un approccio integrato con più biomarcatori, ognuno dei quali comporta delle informazioni diverse, per arrivare con un rapporto costi-benefici accettabile ad un'informazione clinicamente significativa. La prossima. Anche un occhio non allenato, siamo sempre all'interno di quello studio. Queste sono delle mappe di connettività che derivano dai segnali elettroencefalografici. La riga in alto è il gruppo dei soggetti che convertono, la riga in basso è il gruppo dei soggetti che rimane stabile nel corso del follow-up, e anche un occhio non allenato può vedere che i ritmi più rapidi, beta 2 e gamma, sono molto più rappresentati nella popolazione che converte e molto meno rappresentati in quella che rimane stabile, e l'inverso avviene per i ritmi alfa, soprattutto per l'alfa 1. La prossima. Nella fase in cui Interceptor è stato ipotizzato, erano in corso svariate decine di trial clinici, alcuni dei quali si sarebbero conclusi in questi anni, tra il 2020 e il 2025, e i rumors che derivavano dalla comunità scientifica erano abbastanza positivi, abbastanza ottimisti sul fatto che una o più di queste molecole avrebbe comportato la dimostrazione di superiorità rispetto al placebo nel modificare l'andamento della malattia. Il secondo aspetto è che la maggioranza di quelle sperimentazioni su cui si nutriva un certo ottimismo si rivolgeva proprio alla popolazione di MCI, quindi alle fasi precocissime di malattia, come popolazione che avrebbe potuto fruire positivamente del trattamento. Per cui il servizio sanitario, si è posto in qualche modo il seguente quesito: se, un giorno, prima possibile, dovesse arrivare un farmaco che è superiore a placebo come disease modifying e che si rivolge alla popolazione degli MCI, 800.000 persone oggi in Italia, quali strumenti ha il Servizio Sanitario Nazionale per poter decidere che Paolo Rossini, che è un MCI, ha diritto all'erogazione gratuita del farmaco, mentre un altro paziente non ne ha diritto? Trattandosi peraltro di farmaci per lo più molto costosi ed anche con effetti collaterali piuttosto seri, e quindi è impensabile un'erogazione a pioggia anche nella metà di quegli MCI che non si sarebbero mai ammalati, e quindi facendogli correre dei rischi e sostenendo dei costi per nessun tipo di ritorno poi clinico. La prossima diapositiva. Il tavolo di lavoro, l'idea di Interceptor nasce, diciamo, all'inizio del 2016. Il tavolo di lavoro viene lanciato dall'Agenzia Italiana del Farmaco e dal Ministero della Salute, che naturalmente ringrazio a nome di tutta la comunità di Interceptor. Si forma un tavolo di lavoro i cui nominativi sono qui elencati, in cui sono rappresentati una serie di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che, come forse sapete, rappresentano un po' la punta di diamante di sperimentazione clinica del Ministero della Salute. Naturalmente tutti i centri che si occupano storicamente di demenza, l'Istituto Superiore di Sanità per la parte epidemiologica, AIFA per la parte regolamentatoria e naturalmente il Ministero della Salute.
Questa fase di istruttoria, cioè di scrittura e di condivisione del protocollo, si è conclusa nel marzo-aprile del 2018. È uscito un bando nell'aprile 2018 e sul finire del giugno 2018 sono stati selezionati i centri che avevano fatto domanda di partecipazione al bando. E nel luglio, il 30 luglio del 2018, subito prima delle vacanze, anche se poi quell'anno vacanze non se ne sono fatte, è partito ufficialmente il progetto. La prossima. Questo progetto ha due finalità che poi vedremo nel dettaglio. La prima importante è un progetto per il Servizio Sanitario Nazionale, è pensato per una sanità pubblica e quindi mira alla creazione di un modello organizzativo che supera l'attuale modello delle vecchie UVA o dei CDC attuali, portando il livello diagnostico a un livello un pochettino più alto. Si basa prevalentemente sulla rete e attraverso la quale possono oggi essere tranquillamente trasmesse immagini di vario tipo, segnali di vario tipo. La prossima. E quindi l'idea è quella di un'organizzazione con hubs and spokes, con centri esperti per i singoli biomarcatori. I biomarcatori sono stati identificati dall'Istituto Superiore di Sanità basandosi sugli ultimi 3 anni di letteratura scientifica, quindi pur sapendo che ce ne sono alcuni molto promettenti, ci si è mosso su quelli che avevano più solide basi in termini di produzione scientifica e anche di casistica acquisita nel corso degli anni, con dei centri reclutanti periferici che identificano il paziente, raccolgono i biomarcatori per poi trasmetterli ai centri esperti che emettono la diagnosi di rischio. Avanti. Quindi il endpoint di Interceptor è quello di identificare il biomarcatore o molto più probabilmente il cocktail, il set, il gruppo di biomarcatori che sono in grado di predire con la massima accuratezza e anche il miglior rapporto costi-benefici, perché è chiaro che se un biomarcatore da solo costa 2.000 euro moltiplicato 800.000 persone, è impensabile utilizzarlo su larga scala per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi bisogna tenere sempre presenti la possibilità che questo tipo di approccio sia poi sostenibile. E anche con il minimo di invasività per i pazienti ed il massimo di fruibilità sul territorio, perché si vuole evitare una transumanza di malati e famiglie da posti periferici verso i centri esperti, quindi la possibilità di eseguire quanto necessario vicino casa, il più possibile vicino casa, nel contempo avendo la possibilità di utilizzare il massimo dell'esperienza dei centri esperti. Un follow-up di 3 anni e l'idea è quella di avere una diagnosi precoce sul rischio di sviluppare la malattia per intervenire il prima possibile nel contrasto dei fattori di rischio della malattia e laddove dovesse uscire il farmaco consigliato per gli MCI prodromici, erogare con questo tipo di informazione a coloro che sono veramente ad altissimo rischio. Il secondo endpoint è quello di validare un sistema organizzativo da poi trasmettere al Sistema Sanitario Nazionale. La prossima. Quindi per i biomarcatori abbiamo scelto di fare la volumetria ipocampale, di fare la PET con FDG, di fare il liquor con il dosaggio della beta e della tau, di fare uno studio di connettività elettroencefalografica e di fare la POE. Naturalmente è stato creato anche un deposito di tutti questi dati per clinici per poter poi eventualmente testare e validare nuovi biomarcatori che si dovessero proporre da parte di centri italiani e anche stranieri. La prossima. Quindi questo è il titolo del progetto, la ricerca di un biomarcatore ideale con alta accuratezza, specificità, sensibilità, non invasività, disponibilità sul territorio e costo sostenibile. Sappiamo già che il singolo biomarcatore
con queste caratteristiche probabilmente non esiste, ma è molto probabile che un'integrazione di più biomarcatori raggiunga molti di questi obiettivi. La prossima. Sono stati quindi reclutati 20 centri che vanno dal Piemonte alla Sicilia e sono stati identificati i centri esperti per l'analisi delle immagini di risonanza, per l'analisi dei dati di PET, per l'analisi dei segnali elettroencefalografici, per l'analisi centralizzata di tau e beta nel liquor e per l'esecuzione del test APOE. La prossima ancora. Questa è una rappresentazione geografica della distribuzione dei centri che già ci fa vedere qualche cosa che il servizio sanitario dovrà affrontare perché ovviamente c'è una significativa disparità tra centro nord e sud, ma qualcosa che già si sapeva e che bisognerà in qualche modo sanare. La prossima. Cinquecento MCI provenienti da 20 centri per averne alla fine dello studio 400 soggetti veramente completati su cui sono stati fatti test neuropsicologici, siano state fatte le neuroimmagini strutturali e funzionali, la puntura lombare, lo studio dell'APOE e l'elettroencefalogramma con connettività. La prossima. All'interno del progetto è stato lanciato un sito che ha due funzioni, una funzione di lavoro di collegamento con i 20 centri, di centri esperti con AIFA e con il Ministero e anche una funzione di collegamento con l'utenza, con tutte le persone che sono coinvolte e le loro famiglie nello studio o anche di persone che vogliono essere informate sullo studio, quindi con un indirizzo e un sito web dedicato con cui manteniamo i contatti con una sempre più ampia fetta di popolazione, perché devo dire che il numero di contatti settimanali e mensili sta crescendo in modo vertiginoso. La prossima. Lo stato del progetto c'è stato un lungo periodo di avvio, in parte previsto, in parte imprevisto, e la lunghezza del periodo di avvio deriva non soltanto dagli aspetti burocratici. Immaginate 20 comitati etici diversi che debbono approvare, 20 amministrazioni diverse che debbono firmare il contratto con AIFA e quant'altro, ma anche e soprattutto perché in modo quasi, diciamo, imprevisto, ma fino a un certo punto, quando abbiamo cominciato a fare dei meeting di armonizzazione, per essere certi che le procedure di raccolta dei biomarcatori fossero sostanzialmente identiche presso tutti i centri, ci siamo accorti che quello che si riteneva essere omogeneo, no, omogeneo non era per nulla, a partire dagli stessi test neuropsicologici, a partire dalla stessa definizione di MCI, a partire dalla stessa acquisizione delle immagini di risonanza magnetica, quindi Interceptor ha già di per sé una valenza formidabile da un punto di vista anche della ricerca clinica, perché sta creando un dataset di dati normativi acquisiti in modo del tutto omogeneo che erano totalmente mancanti nella letteratura non solo italiana ma anche internazionale. E sta creando una coscienza ed una cultura scientifica comune nei confronti di una diagnosi precoce che prima veniva affrontato in modo del tutto autonomo da ciascun centro, anche dei centri più esperti. Quindi abbiamo superato una lunga fase che era stata ipotizzata della durata di 6 mesi, che invece è durata parecchio di più, circa il doppio, al termine della quale però le procedure di armonizzazione che sono state effettuate attraverso meeting, attraverso seminari sul web, da parte dei centri esperti nei confronti delle varie figure dei centri reclutatori fino ad essere certi che tutte le procedure sono omogenee, anche nonostante che poi ci sia un monitoraggio online continuo per validare di volta in volta il reclutamento dei pazienti e l'acquisizione dei dati. È stata messa a punto una piattaforma tecnologica che è stata creata dall'Istituto BESTA, in parte già disponibile da un precedente progetto finalizzato coordinato dal BESTA, Interceptor, ricordo, è coordinato dal Policlinico Gemelli e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, e questa piattaforma permette di trasferire con estrema fedeltà e precisione
i dati riguardanti le immagini, riguardanti la PET, la risonanza, riguardanti l'elettroencefalogramma. Il trasferimento invece di campioni di liquor e di sangue, di DNA, viene effettuato con corriere. La prossima. Quindi, superata questa lunga fase di avvio, di fatto il reclutamento vero e proprio è partito con forza subito prima dell'estate di questo anno, e questa è un po' una rappresentazione parcellizzata sui 20 centri. Vedete che ci sono centri che erano un po' più, diciamo, pronti a partire, altri un pochino di meno. Questo dato fotografa anche un'altra realtà, che molto spesso la percezione di capacità e di volume di afflusso e di lavoro che un centro ha non corrisponde poi alla realtà quando viene messa alla riprova dei fatti. Tutti i centri che hanno applicato al bando hanno dichiarato di avere un flusso di pazienti notevole, e quindi che li rendeva in grado di arrivare al target di 30 soggetti reclutati e seguiti durante il follow-up. Si vede bene invece che ci sono centri che probabilmente hanno sottostimato, cioè hanno una capacità di reclutamento addirittura superiore a quella prevista, ed altri che sono invece in condizioni sicuramente meno ottimali rispetto a quanto previsto. La prossima. Questa è un'altra fotografia del dettaglio dell'acquisizione attuale. Direi che se le cose procedono con questi ritmi, noi entro fine anno o inizio del prossimo anno finiamo la fase di reclutamento, la fase di raccolta di tutti i dati. Ricordo che ci sono 60 giorni, il progetto prevede, concede 60 giorni per acquisire tutti i biomarcatori dal momento in cui il paziente viene reclutato, proprio perché ci sia una corrispondenza temporale ottimale tra il momento della diagnosi di MCI e la raccolta dei biomarcatori. La prossima ancora. I pazienti vengono poi seguiti, fino ad oggi ne abbiamo raccolti circa 250, quindi siamo a metà di quelli previsti, ma avendo avuto il mese di agosto in cui per ovvi motivi c'è stata una certa stagnazione del reclutamento, siamo confidenti che, come vi dicevo, fine dicembre, fine gennaio massimo, concluderemo questa fase di reclutamento. Ricordo che una volta inseriti, i pazienti ogni 6 mesi vengono sottoposti alla batteria dei test per valutare se siano virati o meno sul piano neuropsicologico. Per considerarli virati, devono essere tali per 2 test consecutivi. Una volta virati, escono dallo studio e possono anche entrare in trial clinici con farmaci sperimentali e quant'altro, mentre gli altri continuano fino al termine del follow-up. La prossima.